Pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, l'inchiesta pugliese sul voto di scambio che coinvolge anche una ex assessora regionale di Michele Emiliano, Anita Mauro Di Noia, è diventata una ghiotta occasione per Beppe Conte. In un colpo solo il capo dei 5 Stelle ha fatto saltare le primarie a Bari che si sarebbero dovute tenere domenica scorsa per individuare il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative e ha spiegato che anche a livello nazionale, se il PD non ritira le accuse di slealtà, il progetto campolarghista potrebbe saltare. Elie Schlein, infatti, dopo il ritiro del Movimento 5 Stelle dalle primarie di Bari, aveva subito accusato Conte di voler regalare la vittoria alla destra. Ora gli ex alleati si contenderanno il comune alle elezioni di giugno, da una parte Vito Leccesi sostenuto dal PD, dall'altra parte Michele Laforgia sostenuto dal Movimento 5 Stelle e Sinistre, sempre che qualcosa non cambi nel frattempo, perché Laforgia nelle ultime ore ha detto di volersi rimettere alla volontà dei partiti che lo sostengono. Tutta tattica o il tentativo di trovare un altro candidato unitario? Ma non è che semplicemente Laforgia è convinto di essere lui il candidato unitario. Chissà. Ancora una volta, tuttavia, il PD mostra la sua subalternità culturale nei confronti degli alleati a 5 Stelle. Una storia che dura da tempo. In principio furono le primarie del PD, anzi del PD-L del 2009, alle quali Beppe Grillo avrebbe voluto partecipare per rifondare un movimento che ha tolto ogni speranza di opposizione a questo paese per offrire un'alternativa al nulla, disse. L'occasione tuttavia gli fu negata tra ironie e inviti a farsi un partito tutto suo e nacque così il Movimento 5 Stelle, sempre con la stessa ambizione: mandare a quel paese la sinistra ritenuta incapace di opporsi alla destra e soprattutto al berlusconismo. Quella sinistra che aveva tradito gli ideali della propria giovinezza. Da quel momento in poi, di fronte all'accusa infamante di essere venuta meno alle promesse fatte innanzi al popolo, il PD ha dovuto sempre rincorrere l'avversario populista, coltivando al contempo un senso di colpa profondo per le proprie mancanze. C'è l'idea che la sinistra, non potendo recuperare direttamente il rapporto con i ceti popolari, lo debba fare attraverso il Movimento 5 Stelle, ha spiegato una volta Fausto Raciti. E dire che il Movimento 5 Stelle ha menato fendenti sul PD fin dalla sua nascita. Impossibile dimenticare la piovra del PD lanciata da Alessandro Di Battista con l'elenco degli indagati di turno del partito, che fu di Walter Veltroni, Dario Franceschini, Pierluigi Bersani, Matteo Renzi, eccetera eccetera. E pazienza se poi quegli indagati venivano assolti, l'importante era esporli al pubblico ludibrio dell'internet e lì lasciarceli. Dal punto di vista del giustizialismo, peraltro, non è cambiato molto nonostante vari tentativi di romanizzare i barbari. Impossibile dimenticare anche l'epoca dello streaming, quando nel 2013 Bersani, allora capo del centro-sinistra italiano, fu sbeffeggiato da Grillo nel tentativo di far nascere un governo che mai si sarebbe potuto formare. Solo più tardi i 5 Stelle avrebbero scoperto il fascino del potere e del compromesso col partito di Bibbiano, con il quale peraltro Luigi Di Maio un tempo aveva detto che mai, e ripetiamo mai, ci sarebbe stato alcun accordo. La storia è andata molto diversamente, grazie anche al Camaleo Conte, al secolo Giuseppe, al secolo Beppe Conte. Ex presidente del Consiglio di due governi di segno politico opposto, uno di destra con la Lega, l'altro di sinistra con il PD. Nonostante l'ondivaghezza del capo del Movimento 5 Stelle, colui che è riuscito a portare via il partito all'annoiato ex comico Grillo e al figlio di Gianroberto, Davide, ecco, nonostante le piroette per tutto l'arco costituzionale dell'ex presidente del Consiglio, nel 2019 Nicola Zingaretti, allora segretario del PD, riuscì a definire Conte un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste, ed era lo stesso Conte progressista che aveva già firmato i decreti sicurezza dell'allora ministro dell'interno Matteo Salvini. Una frase che probabilmente inseguirà l'ex presidente della regione Lazio per i prossimi 20 anni. La vita repubblicana del centro-sinistra negli ultimi 15 anni è stata caratterizzata anche dal rapporto tra gli eredi della tradizione post-comunista e cattolico-democratica e i populisti, con numerose intersezioni nel segno del moralismo politico e giudiziario. Il progetto ipotizzato da Bersani è stato realizzato solo dopo dai teorici della casa comune, diventato poi campo largo, se non larghissimo, da Dario Franceschini a Goffredo Bettini. Abili professionisti della politica che vengono sorpassati a destra e a sinistra
dal capo del Movimento 5 Stelle, come si capisce ancora una volta dal caso Bari, che poi è anche un caso Puglia, un utile pretesto per Conte, che non vuole le primarie da nessuna parte, per non istituzionalizzare uno strumento di selezione che rischierebbe per lui di essere il metodo per individuare la leadership del centrosinistra alle prossime elezioni politiche. Conte o Schlein? Ciao, le pecore elettriche tornano domani!